Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi il video sui miei profumi preferiti di sempre e vuole essere un video di quelli dello stile se dovessi ricominciare da zero la mia collezione, perché per qualsiasi motivo ogni mio profumo è scomparso praticamente. Quindi se dovessi riniziare da zero la mia collezione, che profumi sceglierei per iniziare? Io volevo fare una top 10, non ce l'ho fatta, mi dispiace. Quindi sono 15, che sono comunque tanti per una persona normale da avere 15 profumi nella loro collezione, però non ho potuto farne a meno. Prima di iniziare questo video volevo ringraziarvi di cuore per tutto il supporto che mi avete dato nello scorso video dove vi parlavo della mia nuova vita, quindi di come cambierà assolutamente la mia vita da adesso in poi. Veramente non mi aspettavo che avesse così tante visualizzazioni, così tanti commenti. Veramente ognuna di voi mi ha fatto un commento, un in bocca al lupo, un augurio, quindi veramente vi ringrazio tantissimo perché per me significa veramente tanto. Mi sono un po' emozionata l'altro giorno perché l'ho pubblicato il giorno in cui ho iniziato proprio a lavorare, il mio primo giorno di lavoro da imprenditrice, possiamo metterla così, e quindi non ho guardato il telefono fino tipo a metà pomeriggio, finché non avevo un buchetto, eccetera. E veramente sono rimasta scioccata perché tipo apro YouTube Studio 32 commenti, cioè ho detto cosa? Cosa è successo in queste 3 ore di tempo? Quindi veramente non me lo aspettavo, vi ringrazio tantissimo, non smetterò mai di fare YouTube, YouTube è una cosa che mi piace tantissimo fare, quindi può essere che magari in alcuni momenti pubblicherò meno se proprio sono super incasinata, ma voglio assolutamente continuare a fare almeno 2-3 video alla settimana. Anche perché, come vi dicevo, ho dei giorni in cui sono libera, in cui appunto potrò dedicarmi assolutamente a YouTube. Quindi niente, volevo ringraziarvi veramente di cuore per tutto il supporto che mi state dando, anche per chi è venuto a seguirmi sulla pagina Instagram. Ho visto un sacco di nuovi follower, quindi grazie mille per il supporto. E se volete supportare anche il mio canale, vi chiedo di iscrivervi qui giù, magari lasciarmi un commento, accendete la campanella delle notifiche, in modo tale che potete fare anche crescere il mio canale. Perché ho visto che tipo il 60% delle persone che guardano il mio canale non sono iscritte, cosa strana, quindi per favore, se vi va, iscrivetevi, qui ci divertiamo sempre un sacco. Bene, iniziamo senza perderci troppo in ciaccole. Tipo una scatola piena, strapiena, piccolo sneak peek di quello di cui parleremo oggi. E ognuno di questi è molto importante per me, ha proprio un posticino nel mio cuore. Alcune sono cose che ho da tanto tempo, altre veramente, veramente nuove, magari che ho anche da un mese, ma che veramente mi hanno rapito il cuore. E che se dovessi proprio scegliere di ripartire da zero, sarebbero nella mia top 15. E andiamo a caso, non vado in nessun tipo di classifica perché non ho fatto punti. Il primo è uno dei più vecchi, in realtà questa versione è abbastanza recente, ce l'ho da quest'autunno, però l'originale invece lo utilizzavo penso una decina d'anni fa e sto parlando del Black Opium. So che è odiato a destra e a manca questo profumo e non ne capisco il motivo. Cioè, ci sta che magari è un po' tanto utilizzato da tutti, è già sentito 1000 volte, c'ha 60 miliardi di flanker, uno un po' più insusso dell'altro perché in realtà ce n'è veramente un paio di buoni, tra cui questo di cui vi parlerò adesso. E ci sta che un po' abbia stancato. A me sinceramente piace ancora, io ogni volta che lo sento un po' mi emoziono perché è stato il mio signature scent di una decina d'anni fa, quindi dovrebbe essere stato, non mi ricordo, no, forse meno, dovrebbe essere stato tipo il 2013-2014, qualcosa del genere, e quindi veramente ho tantissimi ricordi con questo profumo. Questo però non è l'originale, ma è il La Nuit Blanche, che è un flanker uscito in realtà non mi ricordo quanti anni fa. Io l'ho trovato su Vinted usato, perché in realtà usato una volta penso perché era praticamente pieno, perché è fuori commercio da un bel po'. Secondo me La Nuit Blanche è quello più buono di tutti perché è molto più cremoso, ha anche una nota leggermente lattea, non mi ricordo se è proprio di latte o di burro o qualcosa del genere, quindi molto molto più cremoso, meno stucchevole forse del Black Opium classico, per quanto anche questo sia molto molto dolce, il Black Opium ogni tanto tendeva a diventare quasi troppo, a diventare leggermente appiccicoso, quasi fastidioso. Questo qua assolutamente no, è buonissimo, eppure veramente ogni volta che lo sento mi riporta indietro nel tempo. E mi ricordo proprio momenti specifici, giornate specifiche della mia vita, quindi veramente è molto importante per me questo profumo, per quanto non lo porto tanto, anche perché questo qui è difficilissimo da trovare. E quindi quando l'ho trovato l'ho preso tipo subito in 02 e anche per quello ho un po' paura di utilizzarlo, perché so che se lo dovessi finire non lo troverei mai più. Però secondo me la Nuit Blanche è molto buono. Ho anche sentito quello nuovo, buono anche quello lì.
Però insomma aspetterò eventualmente a prenderne un altro. Per ora, secondo me, il Black Opium rimane comunque fisso nella mia collezione. So che non è la cosa più sofisticata, più moderna, più particolare della terra. A me continua a piacere e ne avrò sempre almeno uno nella mia collezione. Il prossimo è Juliet Has a Gun per Ink o per Incorporated, come volete dirlo. Questo qua veramente mi ha rapita. Secondo me questo è portabile tutto l'anno, tutti i giorni, per ogni occasione, ma allo stesso tempo io se dovessi darci una stagione direi magari primavera, estate, autunno, non proprio il pieno inverno, perché è una pera abbastanza fresca. Questa è Pera e Ambroxan, quindi la base del Notte Parfum di Juliet Has a Gun che amo. Infatti volevo inserire quello al posto di questo, però questo qui c'ha quella punta in più di pera che veramente mi fa sognare perché io adoro il profumo della pera. Veramente veramente buonissimo. È uno di quei profumi che si sente e non si sente, essendo a base molecolare, non aspettatevi di avere un profumo Beast Mode che vi duri 25.000 ore, che proietta, che lo sentite. No, questo qua dopo un po' non lo sentite più, comunque lo continuano a sentire le altre persone vicino a voi, perché appunto si comporta un po' da molecolare, quindi dopo un po' iniziate veramente a non percepirlo quasi più, però a me fa comunque impazzire, è molto succoso. E allo stesso tempo sa di pelle buona e pelle pulita. A me piace veramente tanto, è proprio un passepartout, va bene per qualsiasi roba. Lo potete proprio indossare quando non sapete cosa indossare, non sapete magari a che evento dovete andare o durante il giorno cosa succederà. Esco un po', vado a lavoro un po', esco un po', faccio. Questo qua va bene per qualsiasi cosa e a me piace un sacco. Quindi o questo o il Notte Parfum classico. Dopo non potevo non citare, mi dispiace, Baccarat Rouge 540. Come sapete sono abbastanza ossessionata sia dall'Extrait de Parfum che è questo, sia dall'Eau de Parfum classico. Devo dire che se dovessi perderli, finirli, quello che è, quello che ricomprerei sarebbe questo, perché un po' mi piace di più, è un po' più dolce, un po' più denso, si sente anche di più durante il giorno, comunque rimangono molto molto simili, quindi scegliete voi quello che preferite, insomma. Come sapete io sono anche ossessionata proprio da questo profilo di profumo, quindi sono alla ricerca di ogni profumo che mi ricordi il Baccarat. Quindi se avete consigli fatemeli sapere giù nei commenti, non voglio dupe, quindi non voglio cose che sanno di questo, perché ne ho già altri, non mi interessa, poi ho gli originali quindi non mi interessa. Voglio profumi che ricordino lo stile Baccarat ma che non siano dupe, come un altro di cui vi parlerò dopo, che se mi conoscete anche soltanto così sapete già di cosa vi parlerò. Comunque, questo è un profumo veramente speciale. Quindi, almeno per me, Baccarat è un must nella mia collezione. Veramente mi fa impazzire come profumo. Mi piace veramente un sacco, ve lo consiglio. Se volete, ho fatto un video su Baccarat e i suoi dupe. Quindi, tutti quanti i profumi che o erano prettamente dupe o magari ispirazioni. Quindi, se vi va di andarlo a vedere, vi consigliavo diversi dupe molto, molto economici. Se può interessarvi. Comunque. Io veramente penso che se dovessi perdere o finire o qualcosa di questi due li ricomprerei subito, immediatamente. Comunque questo qua è veramente uno dei miei profumi preferiti di sempre. Sono anni che sto dietro a questo profumo e solo quest'anno sono riuscita a comprarlo. Fino a prima avevo un sacco di dupe, però veramente sono talmente affezionata a questo profumo che mi rappresenta veramente. Ogni volta che lo sento dico che è il mio profumo. Prossimi due profumi sono dello stesso marchio, quindi li metto insieme e sono due replica. Il primo è Bubble Bath, come sapete vi ho parlato un sacco di questo profumo. Ne ho già utilizzato un po', ma in realtà avevo già finito un 10 ml intero, quindi veramente mi fa impazzire questa fragranza. È perfetta da tutti i giorni, sa letteralmente di sapone, di bagnoschiuma con una punta di lavanda e di bergamotto. La persistenza e la scia non sono il massimo, è uno di quei profumi non fatti per fare scia e proiezione, secondo me, essendo che è così pulito, è fatto un po' apposta per essere più vicino alla vostra pelle, per darvi proprio questa sensazione di pelle pulita, ma non per farvi sentire da 1000 km, non è quel tipo di profumo. È perfetto per tutti i giorni, perfetto magari per andare a dormire, ma anche per lavoro, per qualsiasi tipo di occasione. Veramente è uno dei miei freschi preferiti in assoluto. L'altro che non potrei assolutamente farne a meno è il By the Fireplace. Mi sono innamorata follemente di questo profumo. Non lo utilizzo tanto perché uno ne basta poco, per quanto sia un eau de toilette, su di me ha anche una buona durata, una buona proiezione. E
e quindi non ne serve tanto. E in più noto che non è così facile da portare, nel senso che io di solito lo utilizzavo magari per andare a dormire perché poi mi dava una coccola assurda, però le volte che l'ho portato fuori veramente c'era bisogno che fosse o una giornata molto molto fredda e quindi dove questo non risultasse assolutamente pesante. Oppure dove magari, non so, andavi a fare una passeggiata o eri all'interno, ma essendo che questo qui ha una forte nota di legno bruciata, è un po' particolare, quindi non è assolutamente da tutti i giorni, o perlomeno io per farlo un po' di più da tutti i giorni lo miscelavo insieme ad alcuni profumi alla vaniglia per fare in modo di ammorbidirlo un pochino. Per quanto io sia ossessionata da questo profumo e mi piaccia da morire, secondo me, sì, non è proprio troppo troppo portabile, è un po' particolare. Comunque, se mai dovessi finirlo o altro, lo comprerei subito perché mi fa letteralmente girare gli occhi dietro la testa. Il prossimo è un super economico perché è Zara Rose Gourmand. Io veramente non pensavo di innamorarmi così tanto di questo profumo perché all'inizio non lo volevo neanche prendere perché era troppo paragonato a Intense Café e a me Intense Café sì piace, ma non così tanto. E già avevo un paio di campioncini e ho detto vabbè, non mi servirà mai prendermi anche la versione Zara. Finché qualcun altro poi ho sentito che lo paragonava di più a Rose Vanille rispetto che a Intense Café e quindi ho detto wow, Rose Vanille mi piace, lo vado a provare, raga. Me ne sono innamorata follemente, sto anche pensando se mai lo troverò in un negozio di prendere un backup giusto da tenerlo per scorta per un futuro perché, oh, mamma mia, sì, secondo me somiglia di più a Rose Vanille rispetto che a Intense Café, perché qui non percepisco la nota di caffè che c'è appunto su Intense Café, ma principalmente rosa, vaniglia e tipo pralina o zucchero, qualcosa del genere, quindi molto molto dolce, al limite dello stucchevole. Questo assolutamente deve piacervi, il profumo praticamente di zucchero, perché vi piace questo, non è assolutamente semplice da portare, secondo me è molto 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 dolce, però veramente mi ha fatto impazzire questo profumo, è stupendo, dolcissimo, una rosa, proprio marmellata di rosa, una rosa gourmand da morire, con note in più di vaniglia caldissima e super cremosa, quasi di gelato alla vaniglia e zucchero, cioè. Prossimo è Angel Share di Kilian. Veramente questo profumo è perfetto, lo amo alla follia, è dolcissimo, sa tipo di strudel di mele ricoperto di cannella e di zucchero con a fianco un bicchiere di cognac, mentre siete in una malga in inverno con la neve fuori e voi siete davanti a un caminetto. Ecco, cioè, cosa volete di più dalla vita? Questo profumo veramente mi fa impazzire, è delizioso secondo me, mega dolce, anche qua devo assolutamente piacervi, un profumo molto molto dolce, non è assolutamente troppo maschile, per quanto sia di sicuro unisex, non è né maschile né femminile, proprio sta nel mezzo. E anche questo come By The Fireplace quasi mi ricorda di più un luogo, quindi come se fosse una candela o un profumo per ambienti, di quanto mi sembri un profumo ogni tanto per la persona, perché sembra letteralmente di sentire, cioè di essere lì e di mangiare questa torta, di bere il cognac, di guardare il fuoco che brucia, quindi veramente mi trasporta proprio in un universo parallelo, in una giornata sotto le feste di Natale ideale. Questo profumo veramente mi fa sognare, è perfetto per l'autunno e per l'inverno. Poi più lo tenete su, più si scalda e più diventa ancora più dolce, ancora più speziato e più caldo. È veramente, veramente stupendo e anche la confezione è spettacolare. Poi abbiamo tre profumi, sempre della stessa casa e so già che avete già capito di cosa sto parlando. Sto parlando di Kayali. Kayali mi ha fatto letteralmente impazzire nell'ultimo anno e mi sono ossessionata. Primo di tutti, Vanilla 28. Secondo me questa è una delle vaniglie più buone in assoluto, almeno a parer mio, perché io non sempre voglio una vaniglia che sa di vaniglia e basta, cioè che sa di estratto di vaniglia. A me piace una vaniglia che sa anche di qualcos'altro, quindi non so, una vaniglia ambrata, una vaniglia fiorita, che abbia anche qualcos'altro in più, perché sennò tende a darmi nausea ed annoiarmi troppo. Questa vaniglia veramente mi fa sognare, è una vaniglia e orchidea vaniglia, quindi leggermente fiorita, sa di biscottini al burro, la crosticina dei biscottini al burro che c'è intorno, cioè quando si caramella leggermente, è stupenda secondo me. Questa oltretutto è perfetta per fare layering, quindi avete un profumo che però mixato ad altri crea altrettanti profumi, quindi è molto buono anche per questo.
veramente vale ogni centesimo che costa. Quindi veramente questa è una delle vaniglie più buone. Questa e l'altra di cui vi parlerò oggi sono le mie vaniglie preferite, secondo me, tra quasi tutte quante quelle che ho. E quelle che semmai dovessi finirle ricomprerei subito. Gli altri due, anche qui sapete benissimo, non vi perderò troppo perché li conoscete già e sono questi due. Quindi le due versioni, che se non sbaglio si chiamano The Parfum Intense, ora non mi ricordo. Comunque, Invite Only Amber 23, questo qua è, a parte questo lingotto d'oro che, ehi, mi vedete nella telecamera? Questo lingotto d'oro spettacolare. L'altra invece è Sweet Diamond Pink Pepper 25. Questo qua invece è questo lingotto fucsia, veramente bellissimo. Allora, per quanto riguarda questa, è un profumo che anche qui mi fa impazzire. Mi sento letteralmente rappresentata in questo profumo. È uno di quelli che veramente ogni volta che lo sento, anche qua, come anche il Sweet Diamond Pink Pepper, come in realtà tutti quelli di oggi, ogni volta che li annuso mi smuovono qualcosa. Questo è uno dei profumi più ricchi, più densi, più dolci, più forti, più pieni di tutto che io abbia in tutta la mia collezione. Qui c'è una miriade di note, una più buona dell'altra, c'è il tabacco, la ciliegia, il liquore, i legni, la vaniglia, la cannella, la pralina. Cos'altro c'è? Di tutto e di più, veramente, cioè non vi manca niente in questo profumo, anzi, forse c'è pure troppo, ma per me è fatto alla perfezione. È un profumo estremamente sexy che attira sia uomini che donne, veramente questo qua riceve un sacco di complimenti. Sweet Diamond Pink Pepper invece è quello un po' più crowd pleasing, quindi un po' una cosa che è più facile che piaccia a tante persone. Perfetta per una festa dove c'è un sacco di gente e volete un po' risaltare, ma perfetta anche per un appuntamento. Non magari per lavoro da tutti i giorni, ecco, questo no, però magari per un bel appuntamento sexy, una cena o un dopo cena, qualcosa del genere. Questo qua è veramente mega sensuale anche questo. Ma è molto più brillante, molto meno oscuro rispetto all'Invite Only. Questo, grazie al pepe rosa e lo zafferano in apertura, è estremamente brillante, quasi frizzante, luminosissimo. Questo è perfetto se magari avete un vestito con i brillantini, o anche perfetta per un capodanno, qualcosa proprio di sfarzoso, una festa, qualcosa del genere, ma allo stesso tempo anche per un bel appuntamento, una bella cena e anche in realtà con gli amici. Secondo me è abbastanza sexy, ma allo stesso tempo utilizzabile tranquillamente se dovete uscire con gli amici o magari fate una serata fuori con le amiche, qualcosa del genere. Mamma mia, questo è proprio fuori di testa, questo profumo lo ricomprerei subito. Il prossimo è un profumo che utilizzerei un po' per tutti i giorni, che veramente mi rallegra, mi tira su di morale, ed è il My Way di Giorgio Armani. Questo profumo veramente, cioè, è felice da morire, non potete essere tristi e indossare questo profumo. È una tuberosa molto bubblegum, quindi dà proprio l'idea di una gomma da masticare, quasi Big Bubble. Ah, dolcissima, mega vanigliata, fiorita. Mamma mia, è proprio proprio dolce, proprio buona, da tutti i giorni, ma anche appunto, anche qua magari da una cena, un'uscita, ma direi sempre di giorno, non è troppo adatta per la sera, almeno secondo me. Poi se è il vostro signature scent la utilizzate quando e meglio volete, però io che tendo a dividere i profumi da giorno, da sera, da stagione, questa qua magari è più adatta al periodo primaverile ed estivo e di giorno, poi voi potete indossarla quando volete. Mamma mia, stupenda, la amo e la adoro e la ricomprerei subito. Procediamo con Delina di Parfum de Marly. Questo profumo veramente penso che se mai dovessi finirlo lo ricomprerei immediatamente. È un accordo di rosa, lice, rabarbaro, veramente splendido, estremamente femminile. Sento che mi rappresenta perché, non lo so, rappresenta un po' la parte più femminile di me, che in realtà non sempre si fa vedere, però con questo profumo esce un pochino di più. È veramente buono, grazie a lice e rabarbaro in apertura che sono leggermente aspretti e frizzanti, danno un po' quest'idea che gli fa venire un po' l'acquolina in bocca, qualcosa di simile. E allo stesso tempo poi asciuga in un muschio, in una rosa veramente fresca, peonie quasi baciate dalla rugiada, veramente è stupendo questo profumo. Quando arriverà il prossimo inverno mi comprerò di sicuro l'exclusive. Sicuro da morire, perché non vedo l'ora di avere anche quel profumo là nella mia collezione, ma veramente il Delina mi ha rapito il cuore. Vi faccio vedere anche la confezione da vicino perché secondo me è una boccetta stupenda, veramente bellissima, regale proprio. Eccola qua, in questo rosa baby, stupendo e veramente veramente stupenda e penso che la ricomprerei immediatamente.
Prossimo è Gabrielle Essence di Chanel. Come sapete, anche di questo ve ne ho parlato tante tante volte. È un profumo che mi rende felice, anche qui, a parte la confezione, che secondo me è una delle boccette Chanel più belle che abbia mai visto. È proprio bella bella bella, questo giallo molto molto luminoso che sembra quasi sfaccettato così, sembra quasi un diamante, qualcosa del genere. Questo profumo veramente mi fa felice, mi mette di buon umore, è molto solare, dà veramente l'idea di un giorno di primavera, un giorno d'estate in un prato ricoperto di fiori gialli, qualcosa di simile. Veramente, questo qua, per quanto non è il mio stile, perché a sentirlo così non rappresenta troppo il mio stile, ma veramente ogni volta che lo indosso mi sento me stessa al 100%. Sento che veramente rappresenta la parte di me più allegra, che purtroppo anche qui non sempre a volte c'è di suo, ho bisogno un po' a volte di portarla fuori. E grazie a questo profumo veramente mi mette di buon umore e mi fa sorridere, non posso annusarlo e non sorridere, un po' come il My Way, però totalmente diverso. La sensazione comunque è sempre quella, quindi un profumone qua da tutti i giorni, ma allo stesso tempo da evento all'aperto. Ve ne ho già parlato mille altre volte. Secondo me è proprio stupendo. Mi raccomando, però, l'Essence non Gabrielle Classico. Dovrò andare a riannusare anche quello lì, un po' che non lo sento, quindi non me lo ricordo, però l'Essence è di sicuro 100 volte più buono, secondo me. E veramente mi rappresenta un po' la parte più allegra e felice e spensierata del mio carattere. Penultima di oggi, questa è un'altra delle mie vaniglie preferite in assoluto e questa è Note Vanillé di M. Micalef. La confezione, raga, è un gioiello, veramente un'opera d'arte. Eccola qua, stupenda. Comunque, questa è una vaniglia leggermente boosy, quindi leggermente alcolica. Ma non tipo il jazz club, quindi non è che sa letteralmente da cocktail o da super alcolici, semplicemente ci dà quel che in più, molto ambrata, leggermente legnosa, molto molto calda, in apertura anche delle note agrumate, che però non è che la rendano fresca, ma la rendono, non so come spiegare, sembra quasi del profumo dei canditi, che per quanto a me non piacciono i canditi nel panettone, è quel che di agrume caramellato o candito appunto, e a me ricorda un po' quello, sarà il fatto che è molto molto dolce, non è che mi dà l'idea dell'agrume fresco, rinfrescante, frizzante, quasi un agrume candito, sì, che però lo rendono ancora più dolce. Mi ricorda alla lontana Grand Soir di MFK, quindi quello stile è sempre vaniglia e ambra, molto molto profondo. Questo è estremamente arioso, non è assolutamente appiccicoso come magari può essere In White Only Amber di Kayali, che invece lo sentite che è denso e pesante sulla pelle. Questo qua assolutamente no, è arioso, non vorrei dire polveroso perché non è quella sensazione, ma è quasi una polvere iper sottile, tipo dello zucchero a velo, di qualcosa proprio di sottilissimo e molto molto arioso. Secondo me questo profumo è stupendo, anzi lo utilizzerò oggi come mio profumo del giorno. Mia, di cosa stiamo parlando? Stupendo, la qualità è estrema, cioè si sente, a parte la boccetta che appunto sono le confezioni fatte a mano, tutto molto particolare, ma si sente proprio la qualità degli elementi, delle note. Oltretutto è Micalef, è un marchio di nicchia che tende a farsi da sé la maggior parte delle materie prime, quindi si coltiva i suoi fiori, fa tutte queste cose qua, quindi è molto, cioè si vede proprio questa cura della ricerca del materiale e si sente una qualità estrema, secondo me. Io ve lo consiglio da morire. Sapete anche che, pelucco, sapete anche che sul sito di Micalef, se voi inserite la newsletter, vi danno un 20% di sconto, che è tanto. Io infatti questo qua l'ho preso al 20% e se non sbaglio l'ho pagato tipo 60 euro in meno, una cosa del genere. Che veramente ci sta, perché ovviamente sono costi un po' più alti. Tenete conto che è un 100 ml, quindi veramente, cioè, non lo finite mai. E secondo me è una delle vaniglie ambrate, leggermente liquorose, più buone, ma molto molto ariosa, assolutamente non fastidiosa o appiccicosa, veramente buonissima. Ultimo, ma non per importanza, e se mi seguite da 5 minuti sapete di cosa sto parlando, perché è il profumo che veramente mi ha scossa di più e che io mi chiedo ogni volta che lo annuso cosa ho fatto prima di conoscere questo profumo. Sono ossessionata.
Secondo me è uno dei primi profumi che comprerei, semmai dovessi essere in questo ipotetico mondo nel quale io non ho nessun profumo, e sto parlando di Inizio Wood for Greatness. Lo so, costa un rene, costa tipo un mese di affitto, però lo farei. E ovviamente anche qua, magari sperando in un'offerta, io fortunatamente l'ho preso in offerta perché l'ho preso usato, quindi non ho fortunatamente pagato l'enorme prezzo che costa. Però veramente se mai dovesse essere lo ricomprerei subito, così non importa quanto costa, perché io sono ossessionata da questo profumo. So che c'è un marchio, adesso mi sfugge il nome, se mai se me lo ricordo ve lo lascio qui, che fa un dupe praticamente identico e anche la confezione è pressoché identica, comunque molto ispirata, e dicono che sia buonissimo. Io, dato che ho questo, non ho ancora preso l'altro, perché non mi interessa poi avere due profumi identici, cosa me ne faccio? Se mai dovessi finire questo qua, lo comprerò di sicuro l'altro dupe per provare, perché veramente ho sentito parlare benissimo. Quindi, se dovesse interessarvi questo, provate questo qua che vi lascio qui, perché veramente le recensioni sono ottime. Personalmente non so dirvelo, perché non l'ho provato, ma ho sentito veramente parlare, no, bene di più, e costa sui 50-60 euro, quindi veramente meno di un quarto di quanto costa questo. Comunque, tornando a Inizio, veramente questa fragranza secondo me vale ogni centesimo che costa. È, vabbè, a parte la confezione, che è secondo me un gioiello, stupenda veramente, e la fragranza è proprio una cosa che mi emoziona. Ve l'ho detto mille volte, ogni volta che annuso questo profumo mi viene quasi da piangere, perché veramente mi sembra che rappresenti la mia anima. La parte più oscura della mia anima, però, mentre, non so, il Delina rappresentava la mia parte più femminile, il Gabrielle Essence rappresenta la mia parte più giocosa, più spensierata, questa rappresenta un po' la mia parte più oscura, ma allo stesso tempo la mia parte più sicura di sé, che purtroppo anche qui quasi mai esce. Come sapete, mi sto emozionando anche adesso, come sapete, appunto, io sono una persona molto emotiva, allo stesso tempo. Cioè, quanto sono emotiva, tanto sono apatica su tante cose, nel senso che io proprio per proteggermi tendo veramente a schermarmi, a crearmi un muro davanti e a non provare nessuna emozione su tante cose. Però ogni volta che parlo del mio cuore, della mia anima, veramente mi viene sempre un po' il groppo alla gola. E veramente questo, secondo me, mi aiuta ad essere la migliore versione di me stessa, mi aiuta ad essere molto più sicura di me, molto più intraprendente. Mi dà la spinta di cui ho bisogno per affrontare magari giornate difficili, quindi veramente questo profumo per me è un tesoro. Quindi veramente questo profumo per me è il mio profumo, forse numero uno tra tutti quelli di oggi. Di sicuro, se fosse nella mia top 5 di profumi da comprare oggi, sarebbe questo, perché veramente mi rappresenta in una maniera completa, veramente. Lo amo e lo adoro. Bene, questi erano tutti i miei profumi preferiti e quelli che di sicuro ricomprerei se mai dovessi perdere tutti i miei profumi attuali, cosa che spero non succederà mai. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri profumi preferiti e quelli che ormai conoscete il mio stile, quindi quelli che mi consigliereste. Io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio e buona giornata. Ciao ciao!